Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono CK Farmer 86. Niente, come leggerete dal titolo, ho fatto un errore madornale cominciando con la mappa, diciamo, del vecchio Farming, pensando che fosse un po' ritoccata per il 17 e avesse completamente le funzioni dell'altra mappa. No, questo no, sono rimasto deluso e ho preso una cantonata, diciamo. Quindi ho ricominciato una partita qui nella mappa nuova, diciamo. Devo dire che è molto bella, è veramente veramente bella, anche se campi grandi, ma non è che mi piacciono tanto, però comunque è una bella mappa, non c'è che dire. Mi sono già portato avanti un po' con i lavori e tutto, ho comprato già un po' di attrezzi giusto per arrivare ad andare avanti da dove quasi eravamo cominciati. Ho preso già un po' di big bag, che qua ci sono solo questi, dall'altra parte no. Ho preso il meccanico. Poi cosa ho preso? Un raccoglipaglia automatico, il Joskin, che è una mod carina anche, di Black Sheep Modding, che è molto molto bella. E poi cosa ho preso? Boh, l'aratro. Ho comprato un nuovo trattore al posto di uno che era vecchio, che mi ciucciava tantissimi soldi di manutenzione, che era un altro uguale a questo, un case. Poi che dire, niente, ho i tre campi iniziali sì, li sto lavorando. Niente, facciamo partire un attimo questo con l'helper e noi intanto andiamo a farci un giro per la mappa. Allora, qua abbiamo lo stoccaggio dei cereali, qua la vendita del fienile, occhio perché è solo vendita, non è stoccaggio. Lo stoccaggio si può comprare come oggetto posizionabile. Però si può, penso, anche buttare dentro qui l'erba e il fieno, dentro questi posti qua, perché nel nuovo farming si può buttare dove si vuole, già di default, le cose. Schiacciando nella tastiera, mi pare, left control I, se non mi sbaglio. Poi lo store è in fondo questa strada qua. Cosa che ho notato, che potete mettere anche, siete selezionate tutte queste cose qua e lasciate solo questi, sono solo i punti di interesse di scarico, per esempio, oppure questi, che sono gli animali e i distributori, sì, e poi questo qua sono i campi. Però non ci interessa questo, perché volevo, no, dov'era quello, ah sì, negozio, eccolo qua. Si può fare contrassegna o visitare, che vieni direttamente teletrasportato, oppure la mappa si può zoomare, come vedete, oppure si fa contrassegna luogo e viene contrassegnato. Aspetta, forse ero proprio sopra. E viene contrassegnato, per annullarlo basta passarci qua. Tac. Questo lo si può fare con tutte le cose. Niente, buon, qua c'è lo shop, poi qua vari campi piccoli. Qua si possono usare i treni, cosa che nell'altro pensavo se si potessero sbloccare più avanti, ma non funzionavano, funzionavano come nel 15, invece qua è proprio li si può guidare.
Vanno molto bene per trasportare le merci da un posto all'altro o portarle a vendere perché hanno una capienza veramente, veramente grande. Si può stoccare il grano anche qua dentro. Si può portare via sia con il treno sia riprenderlo. Dov'è? Riprenderselo da qua. Quindi si possono usare anche come stoccaggio. Oltre che come stoccaggio per caricare i treni. Detto questo, andiamo qua più avanti. Allora, se vedete, abbiamo un bel saliscendi, le montagne sono bellissime. Ecco qua l'altra stazione dei treni. Praticamente uno fa la parte est e uno fa la parte ovest dei treni. Poi, sì, qua c'è un BGA, c'è il BGA con una, due, tre, quattro, cinque trincee, se non mi sbaglio. Sì, qua ci sono i maiali, qua c'è un'altra stazione dei treni. Poi cosa possiamo vedere ancora? Sì, vi do giusto un'infarinata così veloce, poi lo scopriremo man mano con le puntate, come ci eravamo preposti nell'altra mappa che ahimè è proprio toppato di brutto. Poi ho provato questa e ho giocato per un po' di ore e me ne sono innamorato sinceramente. E quindi ho lasciato perdere l'altro salvataggio. Qua abbiamo la piccola cittadina. Qua abbiamo, se non mi ricordo male, le mucche. Sì, con una trincea per le mucche. Sì, abbiamo le cose abbastanza lontanucce. Tra loro, però comunque è godibile i viaggi che si fanno da un posto all'altro perché comunque sembra proprio una città vera, realistica. Io ho già fatto un bel po' di lavoro con Toterzi per portarmi appunto avanti, come ho detto prima. Niente, qua si possono aggiungere i silo, che nell'altro era un po' in cioè stavano persino male perché non erano uguali a questi nell'altra mappa. Qua si devono mettere in un raggio, adesso vi faccio vedere, non troppo grande, non troppo, se non si possono mettere dove si vuole, dove si vogliono. Ah cavolo, non ho abbastanza soldi. Beh, comunque si possono mettere in un raggio circa così, diciamo. Comunque sono contrassegnati in rosso o in verde, quando sono verdi si possono mettere, quando sono in rosso ovviamente no. Ok, si parte con questi tre campi qua, 1, 2 e 1, 3. Poi che dire, ci sono già un po' di galline che fanno già uova. E niente. Adesso io sto seminando questo campo qua a soia, che ho visto che rende molto bene. E io direi di andare a fare un lavoretto con Toterzi, in modo da... adesso vedo qual è quello che devo finire. Il 23. Se me lo fa fare. Allora, nelle missioni, vedete, io ne ho fatto, l'ho fatta quasi tutta, l'ho fatta quasi tutte. E praticamente quando si è finite le missioni si può continuare a farle comunque anche se non si compra il campo, però non cala il valore nominale del campo. Invece a ogni missione fino al completamento ovviamente cala il valore del campo a ogni missione, quindi fino a una certa soglia cala
scala, poi ovviamente se è finito di fare le missioni, si continua a farle, non cala ancora il prezzo del campo. Questo me l'ho scoperto da poco perché vedevo i prezzi veramente alti dei campi e dopo ho visto che facendo le missioni calavano ed è una bella cosa. Allora lì non mi fa fare nulla, vediamo qua, nulla, e ho fatto un bel po' per quello. Nulla, non aspettare. Ecco qua. Con il T8. Bene, fertilizzare. Attacchiamo tutto. Ho aggiunto un bel po' di mod. Scripted. Allora, quella dell'omino che corre, come avete visto, sono riuscito a farla funzionare, ho scaricato un altro tipo. Poi per altri skip ho messo la Real Terrain, diciamo, anche se si chiama in un altro modo. Infatti vedete il trattore come si muove, finalmente, è uscita subito. Poi ho messo quella delle gomme che si sporcano. Molto prima del resto del trattore e fanno un effetto fango sul campo. Vediamo se lo vado a vedere. Se tipo fanno schizzi, no? E si sporcano, cioè se io metto due gomme sull'erba e due gomme nel campo, si sporcano prima quelle sul campo e dopo quelle, cioè sono indipendenti, si sporcano in maniera indipendente e quando si va sulla strada si puliscono, quindi realismo veramente bello, mi piace molto, queste due mod sono molto belle. Quella dei raccolti non l'ho ancora messa perché volevo prima comprare un trattore per metterci le gomme strette, anche se ci avrei già la possibilità. Casomai per la prossima puntata monto le gomme strette e metto anche quella mod lì, perché comunque aiuterebbe secondo me in questi casi ad andare via dritti e non andare via storti e avere un po' la misura di quanto distanti si è dalla passata precedente, soprattutto quando le colture sono molto alte. Questo forse si risolve in questa maniera qua. Prossima puntata vediamo se, anche perché voglio vedere quanto con le gomme fine quanto raccolto portano via, se portano via poco o se portano via bello bello dritto, giusto. Voglio un po' testarla, diciamo. Come trattori non ho scaricato nulla tranne mi pare un Fendt che ho tolto comunque perché era una Riesis del 15, non era il massimo proprio. Ho un altro Fendt, mi pare che quello è fatto bene. Casomai comunque in una puntata a parte ve le presenterò. Poi cosa ho messo? Ah, boh, adesso non mi viene su altro. Comunque sì, ho fatto una vera cavolata a iniziare quell'altra partita, comunque dai, tutto si può risolvere. Questa è una mappa veramente bella. Comunque sto vedendo che escono mod di ora in ora, cioè bene bene, molto contento. Sì, non tanto di, diciamo di mezzi, ma di tanti script, quelli essenziali, tipo la drive control ho inserito, che è essenziale, migliora molto la dinamica del gioco. Poi cosa ho aggiunto? Una seminatrice, la Kunsthitera, che ce n'è poche sinceramente, seminatrici di no, non a traino, diciamo, che
non mi piacciono tanto, almeno per i campi piccoli mi piacciono più quelle altre, poi per i campi grandi sono quasi costretto a usare quella a traino, se non stai 100 anni. Poi per il resto ho notato un'intera attività con il pallino che c'è quando si scende dal trattore, c'è un pallino al centro, quello è per interagire con gli oggetti che si può interagire. Per esempio, se voi tagliate i rami, gli alberi, no? La punta non scompare più, però è difficile da raccogliere con le pinze, no? Quindi la potete prendere a mano. Con il tasto destro, mi pare, del mouse, la prendete, alzate la visuale e la lanciate dentro il carro. O la lanciate via, insomma, se non se vi si è via in mezzo le scatole, diciamo. Ed è una figata, così non si sta più a perdere tempo a prenderli su con la forca 3 ore perché sono fini e tutto quanto. Se li possono prendere, intassare in un posto a mano senza stare a prendere il trattore, e quelli grossi si caricano col trattore. Ma guarda, una novità veramente veramente ottima. Ma siccome sto parlando vi lascio ormai anche finire questo campo qua, vi lascio vedere tutto il lavoro. Altre cose, oltre a quelle che ho già detto, dopo, appena finito questo campo qua, comprerò un tagliaerba, perché vorrei già cominciare con le pecore, così iniziamo a vedere come funzionano le cose per gli animali. Che ho visto che è molto molto diverso, molto cambiato. Ci sono io intanto vi anticipo, vi spoilero, poi vediamo in game come funziona, però intanto vi dico, per esempio, le mangiatoie si sporcano, cioè ovvero gli animali mangiando buttano tipo fuori un po' di cibo dal davanti della mangiatoia, e si deve raccogliere con la benna e rimettere dentro il mangime nella mangiatoia, e questo è bellissimo. Poi altre novità per i maiali, l'acqua è essenziale, cioè senza acqua la produzione è zero, proprio zero. Cioè, quindi non deve proprio mancare l'acqua assolutamente. E poi altre novità, beh, i treni. I treni, se dovrei impararli a usare bene, eh. Intanto qua abbiamo finito. Dovrei imparare a usarli bene, perché imparare i tragitti e tutto. Si può caricare sopra legno, tuberi, cereali, qualsiasi cosa, e si può trasportare moltissima roba da un posto all'altro quando siano i campi grandi, si può caricare magari direttamente, perché in certi punti, tipo qui, il treno passa vicino al campo, quindi si può fermare il treno qui e la trebbia può scaricare direttamente nel cassone nel rimorchio, diciamo, del treno. E si può portare in magazzino così. Quindi sì, noi qua non è che siamo tanto abituati a queste cose qua, però sì, non è che sia una cosa che vediamo tutti i giorni qua, però è una cosa anche che qualche volta si può fare, carina, si impara un po' come funziona. A me non è che mi faccia impazzire, però comunque la proverò anche per far vedere a voi. Perché anche i tragitti sono belli, cioè sì, ci sono delle novità in questa mappa qua che a dir poco cioè
qua si possono caricare con la gru e le pinze, i tronchi, cioè veramente veramente un altro mondo questa mappa. Purtroppo io pensavo che avessero tenuto sì la mappa uguale al 15 della Sosnovka, però l'avessero comunque portata a livelli di questa mappa. Invece sono rimasto fregato, ho buttato via ore di gioco, però vabbè, almeno ho imparato la lezione. E adesso che lo sapete, neanche provateci a giocare in quella mappa. Ok, dai, facciamo l'acquisto del. Sì, qua ho solo parlato, ragazzi, perché volevo spiegarvi il motivo di questo cambiamento. Quindi dalla prossima puntata inizieremo di nuovo a fare lavorazioni e, come ho detto, vediamo di comprare degli animali e vediamo di stoccare un po' di erba, la paglia e tutte quelle cose lì. Quindi compriamo intanto il tagliaerba, vediamo. No, non è presentante. Questo qua volevo prendere, che è un raggio di 4 metri trainato, e secondo me va molto bene. Io usavo nel 15 il moco della John Deere, andava stra bene, quindi opto per questo. Costa anche 17.000, non è anche tanto. Ok, l'acquisto è tutto fatto. Boh, ragazzi, dai, per questa puntata è tutto. Vediamo che punto è qua il nostro. Ho comprato il T5, ho messo sul motore da 120 cavalli. Niente, dai, per questa puntata è tutto, ragazzi. Dalla prossima continueremo su questa bellissima mappa e spero che anche a voi piaccia molto di più sicuramente questa mappa, e perdonate la mia poca fortuna, diciamo, nel scegliere la mappa, dai, diciamo così. Vabbè, un saluto da CK Farmer 86, alla prossima puntata, ragazzi. Ciao ciao!